come ho già detto, il cambiamento di percorso che hanno attuato gli organizzatori già lo scorso anno ha fatto sì che la corsa esploda a 60 km d'arrivo, quindi molto, molto prima rispetto agli anni in cui il Kauberg era il giudice ultimo. È chiaro che da vedere rimane una corsa più spettacolare così, con, senza Kauberg nel finale, è molto più aperta a diverse soluzioni. Alla fin dei conti sto dicendo che è aperta a diverse soluzioni, ma il podio di oggi è un podio con tre Amstel vinte e diversi podi tutti, quindi alla fine probabilmente questi tre ragazzi che siamo sul podio sono quelli che riescono meglio a interpretare questo genere di corsa. Yeah, it's a race. Even if we change the course, you really like it. You're always at the front. Sì, l'Amstel è una gara che mi dà grosse emozioni. Sono quelle emozioni che mi fanno fare i grossi sacrifici per poter essere competitivo. Penso che la cosa più bella per un ciclista è viverle queste emozioni fino alla fine. E oggi ho fatto quello, ho cercato di divertirmi, soffrendo in bici per l'amor di Dio, però di divertirmi. There was the brother di Aguirre in your team, there was Vincenzo Nibali, but you were the strongest. What it means for the upcoming classics? Ma abbiamo un team con diverse individualità. Riuscire a mettere insieme tutte le individualità e cercare di ottenere il risultato per la squadra, questo è il nostro compito in questa settimana. Credo che è indubbio che la Liegi-Bastogne-Liegi sia la corsa di Nibali e mi auguro che per la Freccia Valloni i miei compagni mi diano una grossa mano.